You ass. Come here, ass. Fuck. Faccio stand up perché unisce due delle mie più grandi passioni: scrivere battute e essere narcisista. La prima volta che sono salito sul palco è stata una serata bellissima. Da lì in poi sono state tragedie per 2 anni, ma la prima è stata bella. E ora un grandissimo applauso per Daniele Fabbri! Salve! Ciao! Che bello essere qua stasera, che ficata ragazzi. Io veramente sono tanto emozionato, ve lo dico, perché non solo è la prima volta che salgo sul palco dall'inizio della pandemia, ma è pure la prima volta che io sto in una situazione con così tanta gente dall'inizio della pandemia. Perché quando è iniziato il lockdown io ho preso una decisione, cioè quella di passare un po' di tempo da solo, con me stesso. Ho detto: colgo l'occasione per isolarmi, stare un po' con i miei pensieri, riflettere, trarre degli insegnamenti dall'esperienza. L'unico insegnamento importante che ho tratto è che la masturbazione è come il tiramisù. Sì, è una goduria, ma 6 al giorno fa male. Ve lo dico. Io non ci voglio girare intorno perché ho 37 anni e devo bruciare le tappe. A me la mancanza di sesso durante il lockdown mi ha ammazzato. Veramente, la quarantena è stata l'11 settembre dei miei coglioni, ma veramente in senso letterale, ve lo giuro. Perché io vivo da solo, sono single, ma ho sempre avuto una vita sessuale attiva perché sono un felice utilizzatore di Tinder. Tutti a parlare male di Tinder, no, Tinder funziona se lo sai usare. Però faccio una precisazione, non per merito mio, perché poi quando io parlo di queste cose c'è sempre qualcuno che viene da me e mi fa: ma quindi come si fa a farlo funzionare? Dacce delle dritte! Allora, Tinder è come la vita, se scopa meno di quanto si dovrebbe. Però c'ha una caratteristica favorevole: aumenta la possibilità, favorisce la legge dei grandi numeri, è tutto là. Cioè io in un mese con Tinder interagisco con 20 donne, ne conosco dal vivo 10, finisco a letto con 5. Senza Tinder in un mese interagisco con 3 donne, 2 mi ignorano, 1 è mia madre. Questa è la differenza. Solo che, come potete immaginare, Tinder in quarantena non l'ho usato, perché poi, cioè, era proprio chiaro, il presupposto finale non ci sarebbe stato, non ci conosciamo. Quindi se non ci incontriamo, a che cacchio serve chiacchierare? Vabbè, però comunque te conosci. No, no, perché non è che uso Tinder per avere le informazioni sulle persone. Cioè, come andare in un bar, attacca bottone con una sconosciuta: ciao, sei qui per lavoro o in vacanza? Grazie, ciao. Cioè, serve un cazzo. Però devo dire che in generale non è solo con Tinder. Io, sarà un po' l'età, la mentalità, però non mi trovo molto bene a socializzare con internet, con qualsiasi mezzo, con i social. Io i social li uso tanto per lavoro, però per le cose personali, gli amici, la famiglia, proprio no. E c'è gente che ci rimane pure male, giustamente, però io proprio non ci riesco. E una volta mi è arrivata sta telefonata: oh, ma ti ho chiesto l'amicizia 2 settimane fa, ma ancora non me l'hai data, ma non vuoi avere niente a che fare con me. Ma stiamo al telefono, c'hai il mio numero. Ma sai anche dove abito? Mo te pare che nel 21° secolo, se voglio parlare con te, te devo chiamare. Ma che dove sta? Ma te pare? Mamma, ma sei scema? Ma che cazzo dici? È una cosa che io non riesco a gestire, mi rendo conto, è un problema mio. Però io con i social ho un grosso problema, che è quello che non riesco a essere paziente quando mi rendo conto che sui social, quando si discute, è sempre subito una cosa impossibile. A me dà fastidio la velocità con cui si perde il fuoco della discussione quando chiacchieri con le persone. Vi faccio un esempio. Come ti chiami? Matteo. Facciamo finto che questa sala sia i social. Ora, succede una cosa sui social, questa, che io adesso, senza motivo, vengo lì e ti faccio la cacca sulle scarpe. È un esempio, mi dispiace, c'è pure le scarpe belle bianche, è una metafora. Tu nella vita normale ti alzi in piedi e fai: oh, ma questo mi ha cagato sulle scarpe. Sui social che succede? Che si alza quello lì e fa: ma che scarpe c'hai? Quello: beh, con quelle scarpe magari la cacca no, ma una pisciatina te l'avrei fatta anch'io.
Poi quell'altro. Beh, in effetti bisogna anche vedere che gli hanno dato da mangiare, comico. Sai ste produzioni in Italia come funziona, la sanità, le mense. Poi arriva quell'altro. Guardate che il lavoro dell'attore è un lavoro usurante. Quelli stanno sul palco e non è che possono andare al bagno come fanno tutti gli altri lavoratori. E quell'altro. E mo, uno che è incontinente non può fare l'attore solo perché non se la trattiene. E tu è mezz'ora che stai lì e fa: oh, ma questo mi ha cagato sulle scarpe! A me questa cosa mi fa innervosire ogni volta che ci ho provato poi, no, a tenere una discussione come fanno le persone normali, mi rendo conto che non ce la faccio, sbrocco, e quando io sbrocco bestemmio male, ma proprio io bestemmio tanto, raga. Cioè, io ho fatto il test del DNA, cioè, ti presente quello che gli dai una sputazza di saliva e ti fanno l'albero genealogico? Allora, io praticamente sembra che sia 74% veneto, 18% toscano, tutto il resto sono un lontano nipote di Germano Mosconi. Quindi comunque non la controllo questa cosa, e da una parte a me fa un sacco ridere, ma dall'altra mi dispiace perché quando durante una discussione uno spara il bestemmione si interrompe tutto, nessuno più pensa a quello di cui stava a parlare e passano tutti a però no, questa cosa non si fa, devi portare rispetto. Che io dico, ma perché? Cioè, perché su questa cosa dobbiamo portarci rispetto sempre, comunque, quando per tutto il resto del rispetto non ce ne frega un cazzo? Qualsiasi cosa uno dice su internet, c'è sta sempre qualcuno che lo mitraglia de merda. A me piace la carne. Mangia cadaveri! Io non mangio la carne, nazi vegano! Io non mangio né la carne, né i latticini, né le cose animali. Frocio! Io voto la Lega fascista, io voto il PD, idiota, mi piace la trap, bimbo minchia, mi piace De André, frocio. Io credo in Dio, ah, io rispetto la tua opinione, ma vaffanculo. Poi dice, io sono ateo. E che succede quando muori? Ma che cazzo me ne frega? Non sto facendo niente per organizzarmi Ferragosto, che fra due mesi sto a pensare alla morte. Ma che cazzo di problema è cosa succede quando muoio? Ma, cioè, ma chi è che si passa la giornata pensando ma che farò quando muoio? Ma... Cioè, ogni tanto ti possono anche capitare quei pensieri, però non è che tutti quanti pensiamo le stesse cose. Io, per esempio, non penso mai a questa cosa, però ogni volta che mi viene il pensiero mi rendo conto che io, una cosa che vorrei fare e ancora non ho fatto, è decidere quali sono le ultime parole che voglio dire prima di morire. Ma perché? Perché io sono ormai 12 anni che faccio questo lavoro, che consiste nel parlare con le persone e dire delle cose divertenti e interessanti. Mi dispiacerebbe che dopo tutta una vita a fare questo lavoro le ultime parole che lascio al mondo sono "aia l'anca", cioè... Vorrei essere un attimo più sofisticato. Ma il problema non è soltanto decidere cosa dire, ma il fatto è che quando tu hai deciso cosa dire, non è detto che poi il momento in cui ti servirà sarà contestualizzato in maniera giusta. Che magari mi sono scelto la frase, perfetto. C'ho un incidente per strada, sto lì, riverso sull'asfalto, il dottore viene e mi fa: come sta? Si sente? Mi riesce a vedere? Come va? Il segreto della felicità e avere almeno un'ora felice al giorno. Sì, ma il problema è che la macchina che l'ha investita è scappata e da dietro il guardrail è comparsa una volpe e si è portata via lo scroto. Anche se non fosse una cosa così surreale, anche se fosse proprio, sai, il momento della morte calma, tu stai sul letto, circondato da tutti i tuoi parenti, che comunque lo sanno, l'hanno già accettato, quindi non c'è trauma, c'è solo l'ultimo momento di raccoglimento tutti insieme. Tu stai lì, senti che te sta per arrivare, ok, vai, lo sento, l'ultimo respiro, mo la dico. Cari, il segreto della felicità è avere almeno un'ora felice al giorno. Tutta la famiglia. Ma
non è che puoi riprendere la conversazione, ormai hai detto la frase definitiva, che cazzo fai? Quindi... dopo 45 minuti c'è stata l'infermiera che fa. Beh, cari, dai, è andata così. Ritornate domani, ci riproviamo. Fatevi abbracciare, come state? Grazie di essere passati. Nipote mia, come stai? Te sei laureata? Lettere. Tu cazzo vai. Vabbè, fatta abbracciare, zio, via qua, stringimi. Aia l'anca! Ah! Puh. È una tragedia, cioè è impossibile gestire queste cose. Mo, pure per quello che poi uno a un certo punto non ci pensa, perché che cazzo devi pensare? Tanto non sai che cosa succede. Al limite quando uno pensa, sai, alla morte, io quello che penso subito è che a me non me va a demorire, questo penso, non me va a demorire. A volte. Perché a volte invece... c'è stato il periodo in cui è esploso Despacito che mi ha messo duramente alla prova, devo dire. Un hater di Despacito. C'era il momento in cui andavo al supermercato a scegliere cosa mangiarmi domani per colazione, stavo lì davanti agli scaffali, dagli altoparlanti partiva Despacito e proprio il mio bacino cominciava da solo. E io capito, no dai, non me vale ballare, che cazzo, voglio morire, vaffanculo. Però, capito, cioè io penso che non me vale morire, ma penso anche che è giusto pensarci a queste cose, ma perché la fantasia si deve liberare su queste cose. E a me infatti interessa tantissimo sapere la storia di tutte le varie leggende che esistono, tutte le varie teorie che ci stanno sulla morte, l'aldilà, la reincarnazione, tutto. Mi interessano soprattutto le teorie molto moderne, tipo, mi ricordo un po' di tempo fa, ho letto sul libro che secondo una certa filosofia mezza americana c'è una concezione dell'aldilà per cui nell'aldilà tu rivivrai in eterno quello che in vita è stato il tuo giorno più bello. Che detto così, wow, ma che figata! La prima cosa che ho pensato è stata tutte quelle donne che dicono che il giorno più bello della loro vita è quando hanno partorito il primo figlio. Gente che per l'eternità sarà così. Spinga, signora, spinga! Montacci vostri! Sono morta da 10 anni, ho fatto 40.000 negazioni! È bello pensare a queste cose, anche perché, secondo me, pensare a queste cose ci deve far rendere conto di come poi ci dobbiamo comportare oggi. Perché? Perché in realtà tutte le teorie sull'aldilà hanno una cosa in comune, che evidentemente è il nostro desiderio più grande. Cioè che noi nell'aldilà rincontriamo le persone care, no? Però se l'aldilà è un posto dove noi rincontriamo le persone care ed è anche un posto dove veniamo collocati a seconda di quello che abbiamo fatto in vita, è importante che mentre siamo in vita ci raccontiamo le cose, perché altrimenti poi io vado nell'aldilà, mi trovo sto prato immenso, faccio nonna, dove sta nonna, 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 a un certo punto sento Agnele, Agnele, che? Ci sta una collinetta, sulla collina ci sta un padiglione gigante, dalla finestrella c'è mia nonna che fa così, e sopra c'è sta l'insegna con scritto bocchinare. E nella collinetta a fianco, nel padiglione degli evasori fiscali, c'è mio nonno così. Nonna, ma come? Ma allora i valori, le cose? Mi sa che non ti ho detto proprio tutto, tutto a nonna, scusa. Mi dispiace, guarda, comunque il padiglione tuo, se lo cerchi, è quello là in fondo, è quello più grande di tutti, quello dove c'è scritto falliti. Senti, mo ti devo salutare che c'ho un workshop di coreografia con Don Lurio, ci vediamo, ciao, eh. Onestamente, chi di voi non sa chi è Don Lurio? Madonna, quanto mi fate sentire vecchio. Aia l'anca. Grazie. La prima volta che sono salito sul palco era l'aprile 2018, ero in un piccolo teatro off a Venezia e c'era una cucina dove stavano facendo della pasta, in una stanza a fianco, e dopo la prima battuta ho sentito uno che chiedeva dove erano i carciofini.
La mia prima apparizione in TV è stata su questo splendido programma, ora non lo dico per l'ecchinaggio, però siete veramente bravi, i fonici, i camera, veramente, non so, richiamatemi l'anno prossimo, vi prego. Fate un grande applauso per Tommaso Tauro! Oilà. Dunque, faccio una premessa. Io non sono proprio un comico professionista, insomma. Anzi, diciamo che sono arrivato sui palchi un po' come sono venuto al mondo. Cioè, un po' per scherzo, un po' per sbaglio, e nonostante il parere contrario di mio padre. Quindi, insomma, sì, è stata una situazione un po' particolare. No, ne approfitto anche per scusarmi con gli organizzatori di questo programma qua, di Comedy Central, se sono arrivato un po' in ritardo alle registrazioni. Ho avuto un contrattempo, praticamente sono passato a casa di un amico a restituirgli un oggetto che mi aveva prestato questo trapano per fare dei lavori in casa, mi ha detto: guarda, è un trapano molto prezioso, ci tengo molto, tu trattalo come se fosse mio figlio, e io lì mi sono confuso e l'ho dimenticato chiuso in macchina sotto al sole per ore. Insomma, sì, no, è stata veramente una roba brutta. Dunque, come ha detto il dottor annunciatore qua, io mi chiamerei Tommaso Fauro, però in realtà ho molti nicknames, insomma, per esempio nell'ambiente tra i miei amici comici sono noto come l'anello mancante tra la stand-up comedy e la clown terapia. Però no, aspetta, non la clown terapia, quella la Patch Adams, quella fatta bene, no, la clown terapia, quella un po' raffazzonata, quella un po' alla Capitan Ventosa, che poi arriva il primario, ti buca i palloncini, ti nasconde il naso rosso, ti dice, ti caccia dalla clinica, ti fa vai ad ammorbare la sanità pubblica. Insomma, brutte situazioni. Poi noi ridiamo, però in realtà i nostri amici pagliacci, io ci ho riflettuto in questi giorni, tra tutte le categorie sono forse quella che è uscita peggio da questi ultimi mesi, insomma, brutti per tutti, di emergenza coronavirus, di quarantena. Intanto perché in nessun decreto era scritto se sto benedetto naso rosso andava sopra o sotto la mascherina. Poi molti sono rimasti fuori dagli ospedali perché non li facevano entrare, perché non avevano il copriscarpe di plastica della loro misura. E per questi altri motivi un sacco di pagliacci hanno perso il lavoro, perso la casa, e in migliaia sono finiti a dormire in macchina. Tra l'altro tutti nella stessa. Quindi no, veramente una brutta situazione. Se c'è una categoria professionale invece che secondo me è quantomeno rimasta illesa da questa situazione, è quella dei papi. Cioè, comunque, due iscritti lì conta, una categoria lo è. Soprattutto il ragazzino dei due, devo dire. Che poi, aperta parentesi, non so se lo sapete, ma entrambi i papi hanno all'interno dell'ambiente cattolico ancora tutti e due molta influenza. Cioè esistono proprio, me le sono studiate, le parrocchie bergogliane e le parrocchie ratzingeriane. Hanno tutte le loro caratteristiche. Cioè, se ci fate caso, la parrocchia bergogliana è quella dove al posto dell'organista c'è un tizio che suona la chitarra vestito da concorrente di Pechino Express con i sandali e lo zaino. All'ingresso della chiesa c'è una lavagnetta con scritto col gesso oggi acqua santa artigianale, per entrare ti serve la tessera Arci. Il parroco quasi sempre ha assunto come sagrestano un ex tossico di nome Rudy, che ha la cavigliera elettronica che fa beep a ritmo con Laudato Si. Insomma, è un ambiente accogliente, è un bel ambiente. È un posto un po' particolare, però pittoresco. Sicuramente più accogliente della chiesa ratzingeriana, perché intanto nella chiesa ratzingeriana la riconosci subito perché le messe sono il meno possibile in italiano. Comincia in latino, poi prosegue in tedesco, poi c'è una parte in Klingon, i canti sono in elfico, e se non li sai sti canti l'organista se ne accorge, smette di suonare, viene a cercarti fra i banchi, è una cosa terribile. Poi altra caratteristica della chiesa ratzingeriana è che sulle vetrate sono raffigurate passaggi della Bibbia terribili di cui non avevi mai sentito parlare, violentissimi. Per esempio c'è San Giorgio che investe un drago con un doblò. C'è Giuda che si taglia le vene in vasca da bagno, c'è Ponzio Pilato che spegne le sigarette in fronte ai ladroni, veramente le cose terribili. Ma poi in ste chiese qua fanno anche robe strane, in alcune chiese ratzingeriane fanno dei segni della croce un po' particolari, insomma sono ambienti un po' ostili. Comunque, tornando al nostro amico Papa, non quello esonerato, dico quello che allena ancora, e io in questi mesi qua l'ho visto paradossalmente quasi meglio, l'ho visto più sereno. Cioè, pensate, c'era lì che si faceva le sue passeggiate in via del Corso, la mattina scendeva presto in piazza San Pietro per fare il saluto al sole, addirittura ha smesso di prendere a schiaffi la gente, cioè l'ho visto proprio più sereno, no? Non so se vi ricordate, insomma, non è stato un evento piacevole. Poi, per carità,
di questo evento dello schiaffo del Papa alla fedele che c'è stato a Capodanno, ne hanno parlato tutti. Io però ci ho pensato, sinceramente lo trovo più che scusabile, perché sinceramente anch'io sarei un po' nervoso se ogni domenica mattina mi alzo, apro la finestra e giù in cortile trovo il cast di Rick e Morty che canta "Tu sei la mia vita, altro io non ho". Cioè, è una vita un po' particolare, è una vita veramente un po' scomoda, voglio dire, che poi per fare qualsiasi cosa, che ne so, deve scendere di sotto al tabacchi a comprare un gratta e vinci e deve chiedere il permesso lì agli Umpa Lumpa di Lugano. Cioè, è una situazione un po' scomoda. No, sì, è una situazione veramente paradossale. Tornando invece alla piazza, ora, l'Angelus, parliamo un secondo dell'Angelus. Io ci sono stato a vedere l'Angelus. E per carità, nel mondo ci sei 1 miliardo di cristiani, sono sicuro il 99% sono persone integerrime, però per il pubblico dell'Angelus fai provini la jalappas, cioè veramente ci sono certi casi umani, io me li sono studiati, di solito sono organizzati così. Cioè, il gruppo più nutrito è questo gruppo paramilitare organizzatissimo di suore, cattivissime, agguerritissime, si dividono proprio i compiti. C'è una cerchia esterna di suore maori, grossissime, cattivissime, che non fanno entrare e uscire nessuno, a parte quando serve andare a prendere qualcosa, allora mandano le suore esploratrici, che sono queste suore filippine di 1,5 metri, velocissime, che partono alla riscossa e vanno a cercare quello che serve, che ne so, del tè freddo in polvere, oppure dei crocifissi di sughero, altre cose di cui si nutrono le suore. Poi tornano al campo base, dicono la parola d'ordine alle suore maori, like a virgin, ed entrano. No, e non sono il gruppo più strano che c'è là dentro, cioè almeno le suore in ambiente cattolico hanno un senso. Poi però, se lo guardi dall'alto, trovi sempre un'inspiegabile macchia d'arancione, e quello è un gruppo di, non si capisce perché, monaci buddisti. C'è sempre, ogni domenica, in rappresentanza, così, un po' come quella volta che mi trovavo a un concerto dei Subsonica e sono stato menato da un gruppo di persone con la maglietta dei Negrita, che poi ho scoperto essere in Negrita, ma questa è un'altra storia ancora. Comunque, il mio gruppo preferito all'interno del pubblico dell'Angelus è un altro, sono un gruppo di, non me ne vogliono, però un gruppo di genitori, quello c'è sempre, genitori di figli disabili che usano il figlio in carrozzina come ariete da sfondamento per arrivare il più vicino possibile alle transenne e stringere le mani al Papa quando passa, poi scende a salutare la gente. Bebo ci tiene tanto a conoscere il Santo Padre, a Bebo non gliene frega niente, Bebo sta guardando La ricerca di Nemo sul tablet, è felicissimo così, loro te lo danno sugli stinchi come un parabufali, non gliene frega niente, riescono ad arrivare alla transenna, arrivano, stringono la mano al Papa e hai visto Bebo, il Santo Padre, Bebo non c'è più sulla sedia, Bebo l'hanno perso all'obelisco, in questo momento sulla sedia c'è Paolo Brogio con un braccio un po' più ortodosso. No, veramente... è un ambiente un po' ostile. Comunque, tornando al nostro amico Santo Padre e all'episodio dello schiaffo, su quell'episodio lì sono state dette tante cose. È stato detto, non si è mai visto un Papa comportarsi così, non si è mai visto, questo è il gesto più violento mai compiuto da un Papa. Ora, io non so quanti professori di storia ci sono in sala, non so se c'è Paolo Mieli in sala, però da quel poco che mi ricordo dalle superiori, se io avessi bevuto uno sciottino per ogni volta che nel libro di storia un papa ammazzava o faceva ammazzare qualcuno, a pagina 10 finivo come Gesù Cristo nostro Signore, morto per i loro peccati. O segui.